tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale e benvenuti a un nuovo video dedicato ai miei progettini fai da te, i video anche conosciuti come Giuliana prova a mettere in pratica e a realizzare delle idee che ha avuto o progetti che ha visto online con risultati spesso molto distanti dalle sue aspettative. Questo è un po' il format. Oggi per esempio vi mostrerò come creare dei portafotografie in balsa a forma di polaroid da appendere al muro o con la calamita da appendere al frigo. Un'idea di per sé molto spiziosa, ho visto questo progetto su Pinterest, non so voi, ma io sono ancora un'assidua frequentatrice di Pinterest ed ho subito pensato: okay, che bellezza, mi sembra un progetto alla mia portata, una roba semplice. A quanto mi sbagliavo, anche perché poi andando a fondo ho scoperto che quei portafotografie visti su Pinterest erano già venduti fatti da un produttore, cioè da un'azienda che produce queste cose, quindi ma io ho comunque deciso di provarci. E questo è il risultato che ho ottenuto. Ho creato sia la versione col cordino da appendere alla parete, volendo si può fare anche molto più lunga, sia la versione con la calamita da appendere al frigo, e chiaramente la foto si può cambiare, cioè è possibile rimuovere la fotografia e sostituirla. Questo è un po' che subito. Niente, questo è il progetto che vi propongo oggi. Se l'idea vi piace e volete saperne di più, come di consueto io vi invito a continuare a guardare questo video ed ecco la lista dei materiali che vi serviranno. Il cartamodello, che potete scaricare gratuitamente sul mio blog, dei fogli di balsa, io li ho presi su Amazon, delle calamite, delle forbici, un tappeto di taglio oppure una superficie da utilizzare per il taglio, un cutter, una matita, dell'attac e del cordino. Dopo aver scaricato il cartamodello ed averlo stampato su carta, ritagliamo le parti che lo compongono. Utilizzando il cutter, tagliamo anche la parte centrale, proprio come vedete. Abbiamo così ottenuto le due sezioni che utilizzeremo come maschera di ritaglio per ricavare il fronte ed il retro del nostro portafoto. Adesso riportiamo le forme ottenute dal cartamodello sulla balsa utilizzando una matita in questo modo. È il momento di tagliare la balsa e per farlo usiamo il tappetino per proteggere la superficie di lavoro ed il cutter, proprio come vedete. Ottimo! Abbiamo così a disposizione il fronte del portafoto ed il retro, che come vedete è leggermente più basso. Ora ritagliamo dalla balsa tre strisce sottili. E
procediamo incollandole con l'attac sui tre lati della parte posteriore della Polaroid in modo che creino uno spessore. Lasciamo però libero il lato superiore in modo da poter sostituire le foto che vi inseriremo. Fidatevi di me, fra poco capirete meglio. Adesso aggiungiamo della colla sugli spessori ed incolliamo il retro del portafoto in questo modo. Ok, ci siamo quasi. Inseriamo all'interno la foto che abbiamo scelto e per la versione calamitata incolliamo sul retro una calamita in questo modo. Per la versione da appendere creiamo più portafoto, prendiamo un cordino e facciamo dei nodi sulla lunghezza in modo che corrispondano al retro dei portafoto proprio come vedete. Procediamo poi incollando il cordino in questo modo. Tagliamo il cordino in eccesso e annodiamolo nella parte alta per creare un gancio. Fatto! Ed ecco qui il progetto finito, pronto per essere regalato, appeso, un po' per farne quello che vi va. Io spero che l'idea vi sia piaciuta, devo essere onesta, il risultato finale poteva essere un filo meglio, poteva andare un po' meglio, però è comunque un progetto fatto a mano, a costo relativamente basso e un buon modo per passare il tempo, soprattutto quando uno è un filo stressato come la sottoscritta. Se il progetto vi è piaciuto, io come ogni volta vi ricordo di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Se proverete a replicarlo, non dimenticate di taggarmi nelle immagini dei vostri risultati su uno qualsiasi dei vari social, trovate tutti i link ai miei social qui nella info box, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi pregevoli video. Io direi che per oggi non c'è altro, vi butto ancora lì che se interessasse sul blog ho messo la lista di tutti i materiali con i link per acquistarli online e il link al post dedicato è nella info box qui sotto o cliccando sulla i qui sopra la mia testa. Per oggi non c'è altro, baci a stampo a tutti e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!